Ed eccoci qua, dopo circa 2 mesi finalmente Elden Ring vede la luce di un nuovo aggiornamento, portandosi alla versione 1.06. Andiamo ora a vedere che cosa è stato aggiunto e cosa è stato cambiato in questa nuova patch. Tra le novità introdotte da From Software c'è ora la possibilità di inviare il proprio simbolo d'evocazione non solamente nella zona in cui ci troviamo in quel momento, ma anche in altre aree del gioco, fatta eccezione da quanto riportato per la zona del palazzo di Mogwin. Per la precisione, usando l'oggetto effigie d'oro piccola e quella rossa per le invasioni ostili, sarà ora possibile scegliere tra 2 diverse opzioni per l'invio del simbolo, solo vicino o vicino e lontano. Seconda importante aggiunta, sarà finalmente possibile completare la quest dell'NPC Barret anche giocando completamente offline. Questo passaggio alternativo sarà possibile grazie all'uccisione di un nuovo NPC introdotto proprio in questa nuova patch. Questo personaggio è possibile trovarlo nella zona di Altus, non vi dico di preciso dove per evitare spoiler. Per quanto riguarda invece i cambiamenti e bilanciamenti del titolo, ce ne sono diversi e decisamente molto molto importanti. Sono state velocizzate molte azioni all'interno del gioco, tra cui alcuni moveset di spadoni, spadoni curvi e martelli da guerra, che ora risultano più immediati da utilizzare. Sarà più veloce anche il roll post-attacco per la categoria di armi asce pesanti. Insomma, sembra che di nuovo gli armamenti pesanti e lenti abbiano subito un notevole miglioramento. Sono state velocizzate anche le animazioni per gli attacchi pesanti, gli attacchi caricati e i counter in guardia. Ulteriore cambiamento, molto importante secondo me, aumentata la distanza di roll per i giocatori con carico leggero e anche quella della cenere di guerra, ciottolo di scintipietra, a discapito però del danno inflitto del suo potere di stordimento. Insomma, ciottolo dopo questa patch arriverà più lontano, ma farà meno danno e stordirà con più difficoltà. Arriviamo adesso ai cambiamenti che renderanno secondo me molti di voi felici, ma allo stesso tempo anche molti di voi scontenti. Le ceneri di guerra, passo del liniere e passo veloce sono state drasticamente nerfate. Entrambe ora hanno una distanza di utilizzo e i frame di invincibilità minori rispetto a prima. Queste due ceneri inoltre, se usate ripetutamente, perdono di efficacia. Nel patch note non è stato specificato cosa questo voglia dire, però molto probabilmente utilizzandole di continuo si riduce ancora di più la distanza delle due mosse e ovviamente anche i frame di invincibilità. Come ultimo cambiamento degno di nota, reggetevi bene sulla sedia, è stata nerfata la Fiumi di Sangue. Sì, avete capito bene. La sua abilità unica, Incisione Sanguinaria, tanto amata e odiata dai giocatori, dopo la patch 1.06 ha un danno ridotto e un minor build up del sanguinamento sull'avversario. Insomma, in parole povere, fa meno danno rispetto a prima e ci mette di più a proccare l'esplosione del sangue. Se poi questo nerf la rende effettivamente un'arma ora da accantonare o rimanga comunque una valida scelta, secondo me è ancora da testare per bene. Lo scopriremo ovviamente nei prossimi giorni. Sono stati risolti anche numerosi bug e problemi residui, tra cui la possibilità di ripristinare porzioni di HP semplicemente switchando alcuni pezzi di armature. È stato fissato l'uso di alcune spell ed oggetti che si applicavano in maniera scorretta all'arma nella mano destra e c'è stata la correzione di alcuni bug che permettevano al giocatore di teletrasportarsi in zone inaccessibili in quel momento. Ovviamente la lista completa è molto più lunga di questa, i fix sono veramente tanti e nel caso vogliate vederli insieme ai cambiamenti e alle aggiunte di quest'ultima patch, vi invito a partecipare al mio gruppo Telegram che trovate linkato qui in basso in descrizione. Pareri personali per questa patch 1.06, devo dire che si sta arrivando ad ottimi risultati. Ripeto, molti saranno scontenti di alcuni cambiamenti di questa patch, ma rimane il fatto che pian piano, ascoltando forse proprio la voce dei giocatori, gli aspetti più abusati e tra virgolette rotti all'interno di Elden Ring sembrano essere patchati mano a mano, anche se ovviamente con i tempi biblici di From Software. Speriamo solamente che si continui così. Elden Ring è attualmente un gioco con tante imperfezioni, tanti problemi, quindi sono molto contento di vedere che la Software House continua a supportarlo. E voi ragazzuoli, che cosa ne pensate? Siete contenti o meno di questo nuovo aggiornamento? Fatemelo sapere qui in basso tramite un commento e nei social linkati in descrizione. Vi ricordo inoltre che stasera sarò in live alle 20:30 su Twitch per provare e discutere di questa nuova patch, quindi se siete interessati anche di quello trovate il link qui in basso. Io ero Nevermind e vi ringrazio enormemente per l'attenzione, lasciate un like se il video vi è piaciuto, alla prossima ragazzuoli, ciao ciao!